Buongiorno a tutti amici YouTube, oggi siamo qui per fare il lavaggio di questa coperta un po' pesantuccia. Apriamo lo blò e introduciamo la nostra coperta, il nostro plaid. Tutto giusto? Sì, penso di averlo detto giusto, non lo so. Distribuiamolo benvenino, non si riempie tutto ovviamente, però io lo distribuisco bene così da evitare ogni sbilanciamento. Allora, adesso metteremo il programma. Adesso faccio una considerazione, giusto? La coperta è stata, cioè io la lavo ogni settimana, giusto? Questa è la prima volta che ve lo faccio vedere. La lavo perché voglio profumarla perché semplicemente mi piacciono le cose molto profumate. Giustamente, dopo una settimana che si è lavata, l'odore va via un po', giusto? Quindi non voglio fare l'AD che dura un bel po', anche se dura poco, comunque un'ora e mezza, un'ora e un quarto. Mi svelo un trucco per fare il rapido. Per chi lo sa, giustamente, per chi è appassionato già saprà cosa sto per fare, ma chi non lo sa e ha una lavatrice di questi anni, comunque senza il rapido, 30, rapido 14, 14 è proprio improponibile, però vi svelo un trucchetto per chi magari ha una Rex, una Zoppas di questi anni. Se magari si vuole rinfrescare qualcosa, non necessariamente facendogli fare solo il risciacquo, bisogna fare prendere il programma più corto, quindi dico tonno e delicati, dipende cosa volete utilizzare. In questo caso meglio qua perché comunque fa più rotazioni. Quindi mettiamo la D. Siamo precisamente sulla D, lo vedete? Adesso noi cosa andremo a fare? Andremo a spostare di 3 o 2 scatti, dipende quanto vogliamo far diventare corto il nostro programma, il programmatore dopo la D. Quindi 1, 2, 3. Stop. Qui scarica. Ok. Faccio caricare l'acqua tutta. Ok, mettiamo una goccia, ma non potete capire quanto poco ne metterò. Sia di ciò di questo, magari si è morbidente. Ops, mi stavo rompendo la faccia, però questi sono dettagli che allora facciamo una. Ma è proprio basta. Vedete? Basta così. Non so perché le mie ossa continuano a far rumore. Però vabbè. Dettagli. Anche questo è abbastanza poco, eh? Qui nello scompartimento del prelato. Sì. Non ci sono con la testa della morbidente. Va bene così. Vedete che ne ho messo proprio pochissimo. Ok. Non so se mettere il mezzo carico. Ok, lo metterò dopo che ha prelevato le prime acque, anzi. Via. Vedete che bella cascata di acqua, un bel getto d'acqua. Praticamente che faccio? Quindi vi ripeto come ho fatto. Metto in posto il programma D, poi con molta cura e con molta attenzione sposto di 2 o 3 massimo
scatti dopo la D, quindi 1, 2 e 3, perché questa è molto pulita comunque, pulitissima, eh? Io non ho animali in casa, quindi va bene così, ok? Sto caricando, la faccio arrivare una volta a livello e poi metto mezzo carico così da non... perché non c'è bisogno sostanzialmente. Così abbiamo ottenuto un rapido. Quelli mettete poco detersivo, mi raccomando. Temperatura di 30 gradi che raggiungerà senza problemi. Potete anche arrivare verso 40. Da quelli. Comunque, la cosa è abbastanza banale, questa cosa che ho fatto, perché magari chi conosce le lavatrici me bene e chi non usa i propri programmi precisi sa questo fatto qua. Mentre chi magari delle ragazze che la nonna gli ha lasciato la lavatrice, insomma, che ne so, o la lavatrice della mamma. Comunque, eccola, vedete, mettiamo mezzo carico. Vedete, carico veramente esiguo. Sentite il rumore? La resistenza praticamente si è attivata. Sentite? C'è la schiuma necessaria per appunto risciacquare. Ammorbidente ne ho messo anche pochissimo proprio. Neanche arriva la griglietta. E abbiamo ottenuto un bellissimo lavaggio rapido. La fotocamera giustamente mi aiuta sempre con i video a non mettere a fuoco niente, un tubo. Quindi con questo trucchetto voi avrete ottenuto un rapido. Se avete poche cose di lavare, perché comunque non vi consiglio di mettere tanti vestiti quando si fanno queste cose, perché comunque sì, alla fine fa sempre quei risciacqui, però appunto il programma si accorcia e non vi consiglio di mettere panni né tantomeno sporchi e né tanti, perché comunque non riuscirebbe a lavarli. Vi consiglio comunque per questi carichetti qui da rinfrescare, oppure anche in estate può servire quando ti metti una cosa per andare a messa, comunque per uscire il sole il pomeriggio e poi giustamente si suda. Così stavo dicendo, gli fate fare questo trucchetto alla lavatrice. Nella mia funziona benissimo. Io ho messo anche il mezzo carico perché comunque vedete che cosa è. Proprio mezzo carico, metà precisa. E quindi ho fatto caricare l'acqua a livello alto una sola volta, altrimenti già avrebbe raboccato. Guardate. E a noi non interessa. Lei deve continuare a lavare con quest'acqua. Altrimenti poi la galleggia non è tanto bello. Cioè, sì, potrei fargli fare il livello alto, perché già lei avrebbe rabboccato e sarebbe arrivata di nuovo a questo livello qui. Mentre così va meglio con quell'acqua c'è dentro. Vedrò se vi faccio vedere anche
comunque qualche risciacquo, qualche centrifuga, così. Ciao ciao!